Si è conclusa l'undicesima giornata dell'economia, sede dell'incontro, la struttura della Camera di Commercio di Perugia. Si è trattato di una riunione molto partecipata, in sala c'erano i principali operatori di settore, membri dell'imprenditoria giovanile e anche qualche carica istituzionale, grandi assenti invece i rappresentanti delle banche locali, ad eccezione del presidente della sede di Perugia della Banca d'Italia. La giornata ha offerto importanti spunti di riflessione su quanto pubblicato di recente da noi di quotidianodell'Umbria.it riguardo al rapporto della Banca d'Italia per l'appunto. La mattinata si è articolata in due parti. La prima si è sviluppata in merito all'economia umbra, le attese per il futuro e ovviamente la tanto sospirata uscita dalla crisi che, secondo gli esperti, dovrebbe iniziare ad intravedersi non prima del 2014-2015. La seconda parte è stata interamente dedicata al mondo dell'imprenditoria giovanile, con tematiche come il web, la green economy e quant'altro, mercati espressamente per i giovani e potenzialmente più adatti alle nuove forme di sviluppo. Tra i vari interventi che si sono intercorsi nella mattinata di lavori, da sottolineare quello del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni, il quale ha aspramente criticato il governo Letta, reo di aver elargito 1,5 miliardi di euro per inserire e formare i giovani. Secondo Mencaroni, infatti, le aziende non hanno lavoro sufficiente neanche a fronte della cifra messa a disposizione dal governo, ciò sempre secondo il presidente della Camera di Commercio, a causa del vincolo fiscale imposto dallo Stato italiano, pari al 52% stando alle prime stime dell'Istat. In relazione a ciò si è anche soffermato sui tagli al budget effettuati proprio dalla Camera di Commercio, che ha dovuto defalcare 380.000 euro a causa di tasse speciali corrisposte allo Stato. Inoltre, il numero uno della Camera di Commercio ha dichiarato che la vera crisi è quella dell'incompetenza, portando ad esempio una celeberrima frase di Albert Einstein, ricordando che l'Italia è il terzo brand più noto del mondo, dopo Visa e Coca-Cola, ma anche il più copiato, soprattutto nel settore agroalimentare e nel tessile.